Nicola Caloni, presidente, cosa resta a mente un po' più tiepida di questa stagione? Intanto resta sicuramente il sorriso perché è stato veramente bello vivere questa stagione, sia come clima che come presenza al palazzetto e non ultimo questi risultati veramente ben oltre le aspettative che hanno fatto ulteriormente gioia nella città di Bergamo e nella nostra società. Come potevamo pensare a livello di prospettive quando ci siamo radunati ad una conclusione di questo tipo? Beh, io dico che non ci abbiamo pensato, abbiamo fatto bene a non pensarci, la nostra forza è stata anche quella di giocare sereni senza dover raggiungere per forza certi traguardi e quindi non ce l'aspettavamo e è stato bello viverlo come sorpresa e con soddisfazione. Coach Gianluca Graziosi, quando è arrivato a Bergamo, ha detto, sono rimasto sorpreso. E mi sono innamorato immediatamente di un pubblico da Superlega. È la nostra forza, oltre all'unione del nostro staff, sicuramente questo palazzetto, questo pubblico meraviglioso che ci segue, sempre più numeroso e sempre più convinto e appassionato, dà quella marcia in più che magari compensa la poca esperienza dei nostri ragazzi, sono ancora giovani e hanno tanto ancora da crescere. C'è un momento particolare che Nicola Caloni si porta nel cuore di questa annata? Ma diciamo che è stata un po' una contentezza continua e forse proprio quei momenti dove ho visto la squadra essere pur giovane e matura, cioè dove siamo andati in difficoltà sia nella singola giocata o nel set o in una fase della partita, aver mantenuto quella calma tipica di chi ha lunga esperienza, ecco questo mi ha fatto particolarmente piacere perché era forse il potenziale punto debole della nostra compagine che abbiamo superato alla grande. C'è una dedica per questo traguardo. Angelo, disse a chi ci ha voluto male, mi devo togliere un sassolino. Nicola Caloni cosa pensa? Io ho chiarissima la risposta e il nome che ho appena fatto ad Angelo perché è proprio attraverso il nostro buon rapporto che nasce tutta questa perfetta condivisione di intenti e di entusiasmo e quindi avere l'onore di portare avanti con lui a quattro mani questa squadra è a lungo termine la forza vera e la continuità dell'Olimpia Pallavolo Bergamo, sicuramente. E adesso da dove si riparte? Il futuro come sarà? Ma io penso che sarà sempre migliore, sempre su questa falsariga che quest'anno ci ha visto ben oltre le aspettative, come dicevamo, perché ormai anni che lavoriamo per creare una base solida su cui costruire, quindi sui nostri sponsor che sempre più ci seguono, su uno staff che è sempre più di valore, sempre più convinto, sempre più con la maglia cucita addosso e sui nostri giocatori che poi esprimono in campo tutto questo lavoro che sta dando frutti e che continuerà a darne anche negli anni futuri.